Yesterday a child came out to wander, caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. Una riflessione che vi porto, che prende le basi da un problema che era rimasto fuori al lavoro importante che è stato fatto nel 78 e che è stato un punto di arrivo nel 2012 con il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici e giudiziari, che ha avuto un po' di fatica nel vedere veramente un parto felice. Finalmente siamo arrivati a questo step, e è uno step che tuttavia crea ancora questioni su cui con Pietro, pensando a tutti i casi della ASTRA, ci confrontiamo quasi ogni settimana per provare a trovare una soluzione che in qualche modo sia fruibile. Tutto questo, tra l'altro, recentemente in qualche modo stimolato dalla riforma Orlando, che seppur in attesa di deleghe che forse non vedranno mai la luce, una sola è arrivata quantomeno allo schema, che è quella della riforma dell'ordinamento penitenziario, su cui ci torneremo a breve, ma seppur non avendo ancora le deleghe, comunque fissa dei principi che hanno una ripercussione importante per il nostro discorso. Il punto di partenza è che sì, siamo arrivati al superamento degli OPG definitivo, quantomeno, sono chiusi, punto, ma non mancano diversi equivoci che non si limitano semplicemente alla REMS e alla funzione della REMS, che a non tutti è ancora chiara, penso a chi fa attività per Italia, ma penso anche a tanti esponenti della magistratura. Forse gli unici che effettivamente hanno capito che funzione ha la REMS sono gli operatori della REMS stessa, ma i equivoci che prendono le basi anche dai presupposti su cui si arriva all'applicazione della misura di sicurezza dell'internamento in REMS, che è per esempio il contenuto della perizia psichiatrica. Quindi equivoci, ma anche mancanza di soluzioni reali. Perché? Perché la REMS, come richiamava prima il procuratore aggiunto, spesso è in overbooking. E quindi i posti sono quelli, il paziente che in qualche modo viene valutato con un vizio totale di mente, con fattori di rischio di recidiva comportamentale, noi non sappiamo fisicamente dove metterlo. Non abbiamo alternative. Lavoro, questo che Pietro, ma con tutti gli esponenti delle importantissime unità funzionali di psichiatria forense che sono state aperte in tutta la regione Liguria, sono diventate veramente la prassi quotidiana. Trovare alternative, visto che, per esempio, ho chiamato l'altro ieri la collega che gestisce l'ingresso in REMS, mi diceva almeno 2 mesi prima della prima dimissione. Criticità, quelle che in qualche modo sono alla base della questione del superamento degli OPG, legate intanto a un aspetto che è quello dell'inappropriato utilizzo della perizia psichiatrica. No, troppo spesso ci troviamo di fronte a etichette di comportamenti, a psichiatrizzare comportamenti, basti uno, il disturbo antisociale di personalità. Ancora adesso quante volte in udienza ci si sente dire: beh, ma il DSM dice che è incapace di adeguarsi alle norme. Bene, ma che ruolo può avere questo rispetto alla incapacità richiesta dal punto di vista medico legale dal legislatore? Perizie che vengono sempre più in qualche modo alimentate da certificazioni, spesso fatte in modo, non voglio dire superficiale, ma spesso semplicistico, in cui il semplice abuso di sostanze diventa un elemento per cui proporre ipotesi di disturbi di personalità, che una lettura superficiale di una famosa sentenza di Cassazione che tutti ricorderete, che è quella del 2005, sembra aver sdoganato, ma in realtà ha sdoganato ai fini dell'infermità di mente soltanto in situazioni di un determinato livello di intensità, gravità e rilevanza. Oltre a questo c'è anche una componente molto nostra, cioè c'è un uso non qualitativamente adeguato della perizia, cioè ci sono perizie che sono carenti. Forse la carenza più grossa in assoluto e che soltanto recentemente a fatica abbiamo provato a superare era quella legata a il pensare che oltre al giudizio
o meglio ai fini del giudizio di pericolosità sociale, diventi essenziale proporre anche un percorso già nel contesto dell'elaborato per Italia, in modo da dare al giudice uno strumento che sia completo da ogni punto di vista. Ma non solo, un aspetto profondamente carente e che ha creato enormi problemi dal punto di vista pratico è la mancanza di un rapporto fra chi fa perizie e i servizi territoriali. Un qualcosa che finalmente noi Liguri abbiamo superato e che vedo nelle realtà anche vicine, penso per esempio al Basso Piemonte, dove proprio sulla scorta di esperienze dirette in cui hanno stimolato gli operatori locali, si è finalmente iniziato a pensare che un sistema di questo tipo ha un valore assoluto. Il problema della REMS. Le REMS funzionano, ma purtroppo forse il calcolo dei numeri, delle disponibilità è stato fatto in modo un pochettino frettoloso. Perché? Perché le REMS sono partite con un ruolo definito. In realtà vedremo come pian pianino sono e saranno operate, potranno essere operate di situazioni che in realtà originariamente non erano minimamente contemplate. E questo ha una ripercussione pratica sempre per quello che riguarda i posti. Un'altra criticità importante è legata alla residenzialità intermedia. Noi abbiamo un enorme gap da questo punto di vista perché effettivamente bisogna iniziare a lavorare su situazioni di residenzialità psichiatrica intermedia specializzate per autori di reato. Ormai in ambito comunitario regionale quasi tutte le utenze, quasi tutte le strutture hanno quasi il 50% degli autori di reato inseriti. Forse bisognerebbe pensare a fare qualcosa di ancora più specializzato, soprattutto per un'utenza che è quella più problematica. Pensiamo ai disturbi, ai gravi disturbi di personalità, con per esempio doppia diagnosi, quindi con anche abuso di sostanze, e soprattutto quelle che hanno anche una importante componente antisociale, che meritano un'attenzione particolare e meritano una gestione, se posso permettermi, diversa rispetto a quello che può fare o deve fare meglio una residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza. L'ultimo aspetto che va considerato è il ruolo dei servizi psichiatrici territoriali. Perché? Perché se un paziente, pur autore di reato, ha uno scompenso psicotico, va gestito esattamente come un paziente normale. E qui ci si è scontrati con tante situazioni di rigidità da parte, per esempio, dei responsabili degli SPDC. Perché? Perché ci deve essere l'impiantonamento, perché ci devono essere delle situazioni comunque che garantiscono anche il controllo, ma che vedremo, questo aspetto in particolare, verrà sdoganato probabilmente anche dal punto di vista normativo. In più, quello che riguarda l'assistenza intradetentiva dal punto di vista psichiatrico, e in questa situazione abbiamo lo schema del decreto legislativo della riforma Orlando che fa già delle cose importanti, sempre che arriveranno dalla luce. Per superare alcune criticità, alcuni spunti, chiaramente alcuni sono strettamente legati a chi fa l'attività peritale, che poi è il nodo cruciale, perché è la naturale interfaccia fra i servizi, fra la magistratura e il paziente, e quindi permette di in qualche modo ottimizzare il percorso. Le competenze, ma qua non voglio essere assolutamente noioso su questi aspetti, quello che mi interessa sottolineare è che ci deve essere un reale interesse per il percorso di questo paziente, non deve essere semplicemente un'attività che finisce in qualche cosa dalla perizia, deve essere un'attività che si prenda in carico il paziente e lo proietti in una dimensione che sia veramente potenzialmente riabilitativa. Bisogna anche comprendere che il mondo giudiziario ha delle sue esigenze, esigenze di tempi ed esigenze anche di procedure, e queste vanno comprese, quindi rivolgo soprattutto agli operatori in ambito sanitario che spesso fanno fatica a dire ma che urgenza c'è? E c'è l'urgenza che il giudice deve fare il dispositivo oggi, e quindi io oggi devo avere la struttura. Perché? Perché non può farlo fra 6 mesi. E soprattutto ci sono delle situazioni che ritornano a essere come principale, diciamo così, delega il perito, e che, come vedo l'amica Patrizia, abbiamo provato il tavolo regionale che lei coordina a provare a diffondere all'interno di tutti i palazzi di giustizia, legati soprattutto a cosa? Al vincolare il perito attraverso una struttura di quesito standard che in qualche modo crei le basi perché effettivamente il prodotto peritale dia la possibilità di avere tutti quegli strumenti che ci siamo anticipati e che diventano essenziali ai fini di fare un lavoro completo. Il quesito è questo, ma
esiste una versione che poi verrà in qualche modo protocollata all'interno di un elaborato più complesso, per cui vado veloce per non perdere tempo e passare ad altri spunti che in qualche modo vanno valutati dal punto di vista del superamento delle criticità nell'era post-PC. Intanto veramente ottimizzare il funzionamento della REMS. Io ormai sempre più spesso, quando mi rendo conto che un paziente ha bisogno di REMS, oltre che confrontarmi con l'unità funzionale di psichiatria forense, mi confronto direttamente con i responsabili della REMS per provare a cercare, a pensare come e quando si può fare questo tipo di percorso, possibilmente già all'interno della perizia, in modo da dare un qualcosa che sia potenzialmente esecutivo. Questo è un aspetto che va risolto, cioè noi abbiamo bisogno, posto che in carcere un soggetto che in qualche modo viene valutato come capace di intendere e volere non ci deve stare, per cui uno può fare il finto tonto, può chiedere delle proroghe perché sa che se deposita il paziente, il giudice telefona e dice io lo devo togliere di lì, dove lo metto? Per cui bisogna anche pensare che l'SPDC debba diventare un posto che in qualche modo abbia anche questo tipo di utenza. Ci siamo detti della disponibilità di residenze intermedie, questo è un altro aspetto decisivo. In quasi tutti i paesi che ci circondano ci sono strutture dedicate, specificamente dedicate a pazienti autori di reato che abbiano problemi anche diversi. Pensiamo per esempio agli anziani, no? C'era stata la richiesta di inserimento in REMS non molto tempo fa di un signore del 1926. Immaginatevi un uomo del 1926, due anni fa, se non ricordo, un anno fa, se non ricordo male, in una situazione REMS. E qui invece, per quello che riguarda l'assistenza intradetentiva, passeremo a vederci quello che è stato proposto ai fini dello schema del decreto legislativo. Per quello che riguarda invece uno sguardo al futuro legato alla riforma sull'immutabilità e sulle misure di sicurezza, qui si è sempre parlato e si è aspettato un Godò, perché i tentativi se ne sono stati fatti tantissimi, nessuno ha mai visto la luce. Il primo che ha visto la luce è stata la riforma Orlando, seppur come detto senza ancora dei limiti. Però qualcosa ci dice. Il lavoro però che in qualche modo ha fornito i contenuti essenziali per quello che è stato proposto alla riforma Orlando è contenuto in questo grande lavoro che è stato fatto dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, che hanno dal punto di vista veramente dottrinario dato degli spunti che secondo me al di là delle deleghe verranno in qualche modo presi ancora in considerazione da chi in futuro speriamo interverrà in questa materia. Intanto ci dicono delle cose importanti, si vede piccolo, comunque c'è sul sito del Ministero della Giustizia, per cui chiunque può andarsi a scaricare l'elaborato definitivo. Io in estrema sintesi vi richiamo i punti essenziali dal punto di vista contenutistico. Il primo intanto è superare definitivamente la questione pericolosità sociale e misure di sicurezza. Questo è un qualcosa che a tutti noi che ci lavoriamo stride, perché non è la soluzione adatta a un paziente psichiatrico. Introducono un percorso di misura giudiziaria di cura e controllo, e questo già è un aspetto positivo perché c'è la cura, c'è anche il controllo, ma per l'interpretazione stessa di chi ha scritto controllo, il controllo vuole essere un controllo di tipo non di posizione di garanzia, ma un controllo per la tutela della salute del paziente. È anche vero che la parola controllo potrà o potrebbe creare distorsioni, per cui bisognerà ragionarci attentamente in un futuro. Introduce quindi percorsi dedicati, svincolati dal concetto pericolosità sociale, misura di sicurezza, e soprattutto dal punto di vista applicativo questa proposta qui ha il pregio di valorizzare la gravità del reato. Il pregio perché? Perché troppo spesso ci troviamo di fronte a situazioni per cui per reati veramente bagatellari ci si trova dei pazienti che vengono in qualche modo vincolati per troppo tempo in situazioni che forse potevano essere affrontate in modo molto diverso. Anche rispetto alla coercizione del trattamento sanitario giudiziario, che può pensare di avere un upgrading rispetto alla gravità stessa del reato, e questo è un aspetto che può o meno essere condivisibile. Un'altra innovazione è stata intanto superare la parola REMS chiaramente con dei servizi psichiatrici per pazienti giudiziari, quindi in qualche modo avvicinarli a quelli che sono gli SPDC.
seppur chiaramente con un contenimento diverso, perché siamo anche di fronte a esigenze di custodia, ed è stato fatto inserendo e valorizzando il ruolo della perizia come momento decisivo, e questa è la pratica che ce lo dice, decisivo per far prendere la strada giusta al paziente. Una strada però che intanto è stata dimensionata per un tipo di paziente che purtroppo è anche tra i più frequenti che vediamo, quelli che sono i vizi parziali di mente. Il tavolo degli stati generali promuove e trova, quantomeno dal mio punto di vista, molto sostegno, il definitivo superamento del doppio binario per il paziente con vizio parziale di mente. È sufficiente la pena. Il problema della sua problematica di natura psichiatrica può benissimo essere gestito in ambito detentivo. E questo già alleggerirebbe di molto il peso che attualmente sostengono le REMS. L'ultimo aspetto che gli stati generali, quantomeno il tavolo che si è indicato della riforma sulle misure di sicurezza, promulga è relativo alla definizione del concetto di infermità, quindi entra più nel tecnico su cosa deve o non deve essere valutabile ai fini del giudizio del vizio di mente. In realtà, da questo punto di vista, noi siamo un pelino più critici riguardo al maestro Bandini, perché l'unico esponente dell'area medica al tavolo è Ugo Fornari, e quest'ultima parte trasuda il pensiero di Fornari, che ha sempre in qualche modo sostenuto, seppur ultimamente in modo più leggero, sostanzialmente la sovrapposizione fra la gravità della patologia psichiatrica e la valutazione dell'incapacità e quindi del vizio di mente, che è una situazione che in realtà dal punto di vista tecnico può trovare anche percorsi diversi, ma su questo andiamo veloci per non perdere tempo. Arrivando quindi a cosa? A quello che è un dato di fatto: se il lavoro degli stati generali è un qualcosa, è una base per poter andare avanti, ecco, questo è il primo step che è stato fatto. Questa è una legge che è entrata in vigore e che, seppur mancando ancora delle deleghe, dice, inizia a dire dei principi importanti. Questo è il primo. Purtroppo non ha preso abbastanza bene spunto dal lavoro fatto dagli stati generali, perché riprende il concetto di pericolosità sociale, che forse poteva essere l'occasione giusta per superarlo in via definitiva. In realtà purtroppo così non è stato, ma ci dice anche una cosa importante, cioè introduce finalmente un requisito che è quello del minor sacrificio possibile della libertà personale, e lo normativizza, perché fino adesso era un qualcosa che aveva trovato già con la legge 81 e con la giurisprudenza precedente, ma ci dà e ci dice che la REMS è un'extrema ratio, è quello che rimane se tutto il resto non va. Poi propone a chi in qualche modo la delega la deve portare avanti tutta una serie di riforme, di revisioni, che hanno certamente un importante significato. Forse quello del concetto di infermità può non essere necessario, abbiamo una sentenza, che è quella famosa del 2005, che ci dice già tanto, forse troppo, rispetto a questo problema. Credo che ormai sia condiviso, quantomeno dal punto di vista dell'impostazione peritale, quale sia il metro valutativo. Certamente più importante è l'aver ripreso, seppur cambiando la parola cura con misure terapeutiche, il concetto che gli stati generali avevano promulgato, cioè superare misure di sicurezza e inserire misure terapeutiche e di controllo. Anche qui il controllo, bisogna stare molto attenti al significato, perché potrebbe avere delle derive invece un po' più negative. L'ultimo aspetto è che prende e in qualche modo porta avanti la questione sul superamento del doppio binario per i vizi parziali di mente, ipotizzando, e vedremo, soluzioni completamente diversificate, sia in ambito detentivo, sia e soprattutto con la possibilità di uno strumento extra detentivo. Il problema è che questa norma ha aperto anche un qualcosa che si pensava decisamente superato, cioè le REMS erano state pensate per i definitivi vizi totali di mente con valutazioni, con giudizi di sociale pericolosità. Purtroppo questa norma apre le dighe a tutta quella che era l'ex utenza PC. Quindi il 148, che tra l'altro vedremo come c'è l'ipotesi di possibile abrogazione, l'ha già provato il procuratore aggiunto in precedenza, ma non solo, anche tutta un'altra serie di
di soggetti che andrebbero in modo significativo ad intasare un qualcosa che non era pensato numericamente per questo tipo di utenze. E quindi tutto questo potrebbe aggravare ancora di più questo sistema critico per tutto quello che ci siamo detti. Un aspetto invece positivo, che già attualmente è assolutamente in vigore anche nella prassi per Italia, è l'aver finalmente sdoganato i cosiddetti eterni giudicabili nelle valutazioni di capacità processuale, che prima doveva essere ripetuta in modo continuativo. In realtà finalmente si può fare la valutazione di reversibilità e reversibilità, ma con un problema che i giudici più sensibili scotomizzano, ma che in realtà la norma lascia aperta, perché ci potrebbe essere l'esigenza della misura di sicurezza e a quel punto quindi valutazione di pericolosità anche per l'incapace processuale e quindi soluzione REMS, ulteriore aggravio in un contenitore già abbastanza fragile. Detto di quello che sarebbe l'oggetto della delega per quello che riguarda le misure di sicurezza, quello che invece è arrivato più vicino al parto e che forse potrà vedere la luce è la riforma dell'ordinamento penitenziario, che parte, come ci dicevamo prima, intanto dall'abrogazione del 148 e dall'estensione, oltre alla grave infermità fisica, alla grave infermità psichica. Questo certamente è qualcosa che tutti desideravamo, perché ha un senso, perché era troppo discriminatorio rispetto tra il fisico e lo psichico, però può trovare dei problemi, perché il differimento facoltativo della pena, quindi la possibilità di una detenzione domiciliare, può anche essere un oggetto di interesse da parte di un paziente che quindi, o meglio, di un detenuto che quindi può creare delle situazioni di difficoltà, quantomeno nell'accertamento della grave infermità psichica. Un altro aspetto è l'ulteriore onere che una detenzione domiciliare in un paziente di questo tipo potrà avere sul Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze. Perché? Perché è un soggetto a tutti gli effetti detenuto. Ulteriori problemi nascono sulle questioni legate all'inserimento in ambiente ospedaliero. Perché? Perché qui si esclude la possibilità di piantonamento, salvo che sia necessaria per la tutela della loro incolumità personale. La maggior parte di situazioni che per esempio vanno in SPDC è perché possono anche aver avuto agiti eteroaggressivi. E in questo caso senza piantonamento sono detenuti a tutti gli effetti. Per cui ulteriori problemi e soprattutto quale disponibilità da parte degli SPDC. L'articolo 11 bis è certamente quello meno problematico, perché riprende qualcosa che c'era già sostanzialmente il 112 del vecchio ordinamento. Quello che invece è completamente nuovo è questo, cioè inserire finalmente delle sezioni speciali per un'utenza predefinita di autore di reato in ambito detentivo. Questo è un aspetto importante, perché prende sia le osservazioni psichiatriche sia vedremo un'altra tipologia di utenti. Il problema però sta alla fine: le sezioni speciali sono ad esclusiva gestione sanitaria e questo potrà aprire un problema legato a come ci potrà essere un raccordo fra l'amministrazione penitenziaria e l'esclusiva gestione sanitaria di sezioni che sono intradetentive. Ma non solo, visto che non tutti gli istituti saranno obbligati ad averle e se ne faranno quelle che si potranno fare, poi vedremo perché. E qui il rischio è un altro, perché anche queste sezioni vadano presto in overbooking e allora la soluzione prevista dal legislatore è sempre quella residuale della REMS. Quindi ci potrebbe essere un ulteriore aggravio, perché mandare in REMS uno per un'osservazione di 30 giorni diventerebbe un grosso problema. Una nuova utenza, perché? Perché la norma prevede che nelle sezioni speciali possano andare i vizi parziali. Quindi dare uno strumento intradetentivo con un'importante impronta sanitaria per soggetti in cui, come si è detto, l'idea sarebbe di abolire il doppio binario. Sempre i vizi parziali, come ci dicevamo, potranno avere un'ulteriore situazione favorevole, che è quella della messa alla prova, che da un certo punto di vista finalmente ci dà un grande sollievo, perché è uno strumento importante, vediamo per esempio su tutte le situazioni di tossicodipendenza. Però è un problema nei confronti del quale la salute mentale territoriale deve iniziare a ragionare, sempre che chiaramente tutto questo veda la luce. Concludo, perché
ci siamo detti che si vuole fare tante cose, soprattutto si vuole implementare molto il sistema, ma tutto ciò, come spesso nelle leggi che entrano in vigore in questi ultimi anni, in una situazione di isorisorse, che è una situazione che dal mio punto di vista crea intanto due grosse domande sulla reale fattibilità di fare tutto a costo zero e soprattutto quali saranno le ripercussioni di questa fattibilità e isorisorse rispetto agli operatori e anche ai detenuti. Vi ringrazio per l'attenzione. We can return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle.